Me la pagherai cara. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Sono abbastanza preoccupata e oggi registro il video appunto domenica. Domani sarà il mio compleanno, festeggio gli anni. E praticamente appunto oggi farò un video che un mio amico, che saluto, ciao, mi ha richiesto in questi giorni e voleva che io facessi, metto qui l'immagine, questo trucco qua. Allora, io ho, nella mia makeup collection ho cercato dei trucchi più simili a questo look, che è simile a Cleopatra, quindi cosa ne uscirà fuori? Non lo so, io ho già paura perché non ho tanto spazio tra palpebre e sopracciglio, perché gli egiziani appunto avevano molto spazio, io spazio non ne ho, uscirà anche un bellissimo sole, che bello, e praticamente non so cosa salterà fuori, quindi mettete un mi piace almeno di supporto e spero che tu dopo sei soddisfatto. Prima cosa vado a mettere questo correttore come primer, lo metto addirittura fino a sotto al sopracciglio. Ho messo il correttore sui miei occhietti. Prenderò la palette. Come palette appunto utilizzo Iconica di Cosmify e utilizzo due colori shimmer. Quindi utilizzo sia Elvis sotto e sopra metto Charlie, che è il colore più scuro, e tenderemo poi a sfumarli un pochino, vediamo un po', e poi vediamo un po' cosa potrei fare. Però prima di fare casotti simili voglio mettere la matita già sotto, sopra alla palpebra, in modo che non stampi, perché ho paura. Meglio di così si muore. Comunque prendo un pennello da piatto, quindi, e cominciamo a mettere il colore più luminoso, o meglio Elvis, e poi sopra andrò a mettere Charlie. Lo vado a sfumare un po' e poi vedo se posso aggiungerlo. No, va bene così. Madonna, ragazzi, è bruttino. Vado a smischiare un po' questi due colori insieme. Questo sono gli occhi per ora, però devo aggiungere altre cose. Questo pennellino molto piccolo, appunto, vado a prendere un colore nero che si chiama appunto Cleopatra e lo vado a mettere, cioè proprio nella piega, proprio picchiettato nella piega. Ho messo il nero, ma non so se si vede. Sì, penso un po', dai. Ora faremo le liner. L'eyeliner dell'immagine, come vedete qui, è quadrata, proprio quadrata. E io sono già mezza incapace a farlo. Vabbè, vediamo cosa ne esce. Ok, ho fatto l'eyeliner nel miglior modo possibile. Dopo vi farò vedere comunque la luce naturale, non so manco come viene. E come vedete l'immagine anche qui, tutto nero sotto, faremo anche quello, dopo faremo la base e poi vediamo le considerazioni finali. Adesso la matita più o meno, ora metto un po' di ombretto nero per intensificare. Ok, questo è il look per ora. Dovrò fare ancora la base, le sopracciglia, la farò off camera. I'm back. Allora, tolgo la fascia di luna. Cosa ho fatto? Ho fatto la base, ho messo, fatto le labbra, le sopracciglia e ora mi guardo dallo specchietto. Allora, mi controllo con questo specchietto che è di una vecchia trousse che aveva tanto tanto tempo fa di Deborah. Allora, avrei intensificato un pochino di più qua con Charlie perché si vede veramente poco. Infatti dopo penso che aggiusta un po'. L'eyeliner fa schifo, lo metto già che non è preciso qui, forse è venuto un pochino meglio sotto, devo dire la verità, è venuto bene. E devo aggiustare solo un po' qua, ma lo aggiusto un attimo e poi vi dico le considerazioni finali. Ok, penso che abbia riparato, fatemi controllare.
Sì, ok, non ho messo nessun punto interno perché è proprio chiuso l'occhio, non so se si vede, però io ho un occhio abbastanza infossatino dentro e quindi questo è il risultato. Non so se a te piace questo risultato, però io ci ho provato perché non sono tanto brava a fare queste cose artistiche, però dai, più o meno ci ho provato. E solo che io ho usato una matita kajal, però gli egiziani usavano proprio il kajal, un diciamo, materiale molto simile al nostro kajal che usiamo ancora oggi. E devo dire che pensavo peggio, dai, mi sono un pochino salvata. Vi faccio vedere il trucco a luce naturale. Io penso che sia venuta una cosa decente, non tanto brutta, neanche tanto bella, una via di mezzo. Comunque i capelli lisci ci stanno perfettamente. Sulle labbra, appunto, perché è un trucco abbastanza vistoso, sull'occhio molto vistoso. Ho usato un po' di gloss per non dare troppo nell'occhio con gli occhi, anche se dà tanto nell'occhio perché ho un occhio super luminoso. E questa cosa non è che mi piaccia tanto. Vabbè, comunque, t'ho accontentato, spero che a te piace. E praticamente fatemi sapere anche voi se piace questo look. O volete che io realizzi altri look ispirati a qualcuno? Così trovo le immagini, un pochino me la studio e poi basta. Comunque non ci assomiglia proprio al look che lui gli ha detto, però secondo me qualcosa simile c'ha. Nell'angolo interno non ho messo nulla, neanche se passo il sopracciglio, perché comunque questo colore arriva là sopra, e l'angolo interno perché quest'occhio è abbastanza chiuso, perché gli egiziani facevano questi look, questi trucchi molto luminosi e avevano l'occhio molto piccolo e chiuso, così sembra, non mi piace molto perché non risveglia lo sguardo, anzi un pochino secondo me lo chiude, però dai, ok, è una cosa che si faceva prima. Comunque io vi ringrazio per aver guardato questo video e di avermi supportata e sopportata soprattutto. Mettete un like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e ci vediamo settimana prossima, perché questo video cercherò di farlo caricare entro lunedì mattina, domenica, quindi lo caricherò domenica nell'arco della domenica, perché proprio domani, appunto, essendo il mio compleanno, vorrei prendermi una giornata mia di relax, stare con amici, parenti. Se qualcuno mi vuole venire a trovare, ben venga. Io vi do un grosso bacio e a noi e al prossimo video.